Numerose perquisizioni e sequestri su tutto il territorio nazionale di siti web, conti correnti e disponibilità finanziarie riconducibili alla società Amico Polis e ai tre gestori del social network. E questa è l'operazione in corso denominata Cashback dei militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Caltanissetta, coordinati dalla Procura della Repubblica, nata anche grazie alle denunce di utenti truffati e di Feder contribuenti e dal servizio della trasmissione Le Iene. Le indagini hanno permesso di definire la posizione di 19 truffati, residenti nelle province di Caltanissetta, Trapani, Reggio Calabria, Lucca e Assi, che risultano aver investito un importo complessivo di 528.000 euro, senza ottenere la restituzione del capitale, oltre alla remunerazione promessa. Amico Polis, un social simile a Facebook online dal febbraio del 2017 e molto noto a livello nazionale, consentiva di acquistare pacchetti di investimento non autorizzati e con rendimenti fuori da ogni logica di mercato e di vendere e comprare beni attraverso la propria piattaforma informatica, sfruttando la buona fede degli esercenti commerciali accreditati, e prometteva inoltre lauti guadagni per gli utenti registrati da realizzare sia attraverso la condivisione di immagini e video, sia attraverso la sola partecipazione attiva al social stesso con post, commenti e like. I finanzieri, ricostruendo la fraudolenta modalità di commercializzazione di pacchetti di investimento non convenzionali, hanno accertato decine di truffe nei confronti di ignari investitori, a cui veniva promessa in tempi limitati, a fronte di un investimento iniziale minimo in proporzione al rendimento garantito, una remunerazione elevatissima. Le truffe commesse su tutto il territorio nazionale sono state attuate attraverso delle modalità fraudolente, utilizzate nel tempo in varie parti del mondo, mediante il cosiddetto sistema Ponzi, denominato anche piramidale finanziaria, cioè uno schema finanziario in cui non si effettua alcuna attività economica reale di investimento né diretta né indiretta e in cui i rendimenti promessi si ottengono sostanzialmente dall'utilizzo del denaro offerto dall'ingresso nella struttura di nuovi affiliati. Oltre al tipico schema, i tre indagati hanno truffato anche numerosi commercianti che, avendo pubblicizzato i propri prodotti per la vendita attraverso il social ed avendo spedito regolarmente prodotti a svariati clienti che li avevano acquistati grazie ai crediti accumulati con l'utilizzo del social, non hanno mai ricevuto i dovuti compensi dall'Amico Polis che intermediava i pagamenti. Attraverso questo schema, i principali indagati si sono resi responsabili del reato di esercizio abusivo dell'intermediazione finanziaria, in quanto mai autorizzati da parte del CONSOB alla commercializzazione di strumenti finanziari. Inoltre hanno coniato, senza le previste autorizzazioni della Banca d'Italia, una moneta completamente in oro, utilizzata per l'acquisto di beni sulla piattaforma commerciale del social o per la remunerazione degli investimenti, e sono stati denunciati anche per autoriciclaggio, perché il profitto delle truffe perpetrate ai danni degli utenti e investitori è stato reimpiegato nelle attività del Facebook Nisseno.